Grande Culi. Ok, buongiorno a Nadir. Salutate tutti Nadir. Le mille risorse, fate spazio donne, è arrivato Nadir. Nadir. L'uomo dall'Egitto. Fate spazio a Nadir, ragazzi. Buongiorno a tutti. Un video un po' diverso, non siamo in mezzo alle montagne, ma siamo nella pianura di Cento. Questa è una bellissima piazza. Oggi faremo un video un po' divertente per far vedere questa bella manifestazione. E ci divertiremo. Proviamo a divertirci, andiamo a fare sto bel giro. Via, Ale, dai, avanti con i carri. Io voglio comparire nel video di Cento. Fate sentire che siete qua! Le mani al cielo! Dai! Salutate la mamma, le mogli, le fidanzate, salutate tutti! Che prima di mezzogiorno non torniamo più! Non torniamo più, non si torna, questo è un video! Buongiorno a tutti! L'animatore della giornata è Nadir! Dichiarazione a caldo dopo questa salita faticosissima. Spettacolo, spettacolo. È stata bella, eh? Quanto molto. Siamo di dislivello quassù? Ah, ecco, vedete, questa è la faccia della verità. Guarda, gente a piedi qua è disperata. Questo ma questa è la bici elettrica, non vale? Allora, le bici elettriche facciano due giri. Allenamento start. Troppa fatica. Equilibrio, bravo, equilibrio. Qui. In equilibrio. Equilibrio, piano piano, bravissimo. Torna, chi cade è fuori, Bravo, bravissimo, guarda, i giovani. Niente, problemi tecnici, no, problemi tecnici per il nostro Zacco che ha rotto il forcellino in uno dei punti più estremi dell'inizio, diciamo, dove c'erano le feste e nebbia. Non perdona questa salita. Non perdono. Allora, momento, un attimo, bisogna fermarsi, forse far vedere le linee in questo punto. Allora, vedete che c'è già gente che scende a piedi. Il nostro presidente, Ci farà vedere. Il local ci farà vedere la linea giusta. Io ti seguo. Seguite la mia linea. Io ti seguo. Vabbè, ma questo non va. Ci siete? Ci siamo. Andiamo. Ti seguo, Segui il local. Il presidente Yema ci farà vedere le linee qua nella bassa. Salto, cambia linea, esce dalla canala. Poi c'è del traffico qua. Un sorpasso azzardatissimo, un doppio, incredibile. Arriva la staccata, si sporge. C'è Marc Marquez a ginocchio. È incredibile, incredibile questa linea. E guardate come spinge gli ultimi metri. Da dirci, sono altri 20 km da fare. Il Valle Nebbia è anche questo. Tutta la famiglia riunisce. Te stai facendo fatica là dietro, Guarda che brava, guarda se sei concentrata, brava. Modo alternativo per andare in giro oggi. Come distruggere i campi. Devo salire, lui. Allora, il giro sta continuando, siamo qua con local legend, lo zio. Allora, zio, dici un po' dove siamo, cosa stiamo facendo? Nelle campagne di Decima. Nelle campagne di Decima? Nei Garradoni di Decima. È emozionante questo posto, sei cresciuto su queste strade tu? No, io più verso Bologna, però ci vengo spesso. Ah, ok. E adesso dove stiamo andando? A salutare Giulio. Ok, quindi ci fermeremo tutti. Esatto. E spiegheremo dopo chi era Giulio. Esatto, facciamo un saluto e poi c'è il giro corti per questi qua che vanno in enduro che non sanno pedalare. Ok, che andiamo con i bimbi noi. Lungo per quelli che pedalano. Come te. Esatto. Perfetto. Via, ciao, andiamo. Tutti. Ci siamo fermati in questo punto perché è una giornata di divertimento e tutto, però bisogna ricordare una persona e noi ci divertiamo perché è bello ricordare le persone divertendosi. Adesso Guri ci racconterà un attimo perché ci siamo fermati qua. Tanto, ciao ragazzi, lui è Guli, intanto sono Guli e niente, noi ci fermiamo.
Gianni Bugno, Elia Viviani e delle Iene. Perfetto. Detto questo, che è un particolare, noi ci fermiamo qua tutti gli anni per ricordare Giulio, che purtroppo è venuto a mancare in un incidente proprio in questo punto e ci ha lasciato nel 2016. Purtroppo ha lasciato un grande vuoto, però ci ha lasciato anche quello spirito e quella roba che ci fa fare queste cose qua. Perché probabilmente se io non avessi avuto modo di continuare una parte della mia vita con Giulio, probabilmente queste cose non venivano. Quindi tutto questo è grazie a lui. Grazie a lui, come ho detto, ci divertiamo per lui, diciamo. Noi ci divertiamo sempre perché con Giulio ci si divertiva tanto, molto, e se andate nelle nostre vecchie storie lo capite anche, e niente, quindi tutto questo è dovuto, ma è un piacere farlo. Vai, salutiamo. Ciao. Ragazzi, allora, il lungo avanti, il corto ferma. Qua. Qua. Il corto ferma qua, il lungo avanti, il lungo là, là, qua e là, qua. Perfetto, chiarissimo. Siamo ripartiti e adesso andiamo, dove andiamo Luca? Cristino ciclocross di decimo, Cristino Bonzagno. Raga, ma che stile c'ha con questi occhiali Luca? Guarda lì. Piano, piano. Piano, piano, concentrato, bravissimo. No? Meglio di no? Io domani devo lavorare! Hai ragione, via via! Oh Manuel! Questo vuole doppiare! Alessio, ale, ale! Allora? Alessio, oh. Sei online? Davvero? Sei live? Sei live, bello! Adesso sei pericoloso, dai! Facci vedere, facci vedere come si sventola gli incroci! Si sventola così, poi si fa il cambio bandiera! Oh! Oh! Professionismo! Ci siamo, Cece, ci siamo, questo è il momento che aspettavamo. Non ho capito quanti panini a testa, 7 panini a testa. 7. E due brocche di birra. E 7 litri di birra a testa. Brindisi! Giro finito, faccio ancora un video prima che finisca perché sto bevendo troppe birre, inizio a dare un po' così. Però lascio la parola allo special guest di oggi perché io non ne posso più e quindi... Ricky, pensaci te, è stato un giro emozionante, c'era tantissima gente, più degli altri anni. Tratti tortuosi, molte rotture, una perdita di un pedale, ma per fortuna tutti interi, quindi la giornata si conclude al meglio. Perfetto. Nadir, che stile hai? Ta 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 ta